assolutamente positiva, non soltanto meritevole ma necessaria, perché bisogna porre l'attenzione sulla questione dell'educazione all'utilizzo dei media. La media education non è soltanto come vengono utilizzati i media, ma come i media possono essere utili ad educare correttamente all'utilizzo appunto dei media. E quindi bisogna fare in modo che soprattutto le fasce più deboli della popolazione, che sono i ragazzi, gli adolescenti, addirittura poi coloro i quali sono nella fase dell'infanzia, debbano essere tutelati e ci vogliono misure più forti, più efficaci, più stringenti. Bisogna fare in modo che i codici di autoregolamentazione, che sono quelli ai quali, rispetto ai quali Google dà un contributo importante, però siano effettivamente declinati. E bisogna fare in modo che ci sia una vera e propria co-regolamentazione. Purtroppo su questi temi diciamo che l'iniziativa legislativa è un po' arretrata. Bisogna viceversa far sì che ci sia un atto di coraggio da parte del Parlamento, da parte della Commissione europea, da parte dell'opinione pubblica internazionale. Perché questo tema è un tema di rilevanza internazionale che può essere risolto, che può essere in qualche maniera può diventare un elemento importante per la crescita collettiva, per fare in modo che ci sia una coscienza generale su questo tipo di problematica, che purtroppo in questo momento non c'è. E quindi ci vuole uno sforzo generale che credo anche un convegno come questo possa essere utile a dare un contributo importante. Paradossalmente l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, che è l'autorità che si occupa in qualche misura della tutela dei minori su quelli che sono però gli strumenti della vecchia TV analogica, perché la legge 249 ci assegna questo tipo di competenza, finisce col diventare poi incapace di corrispondere a quelle che sono le necessità di questo mondo che è il mondo di internet. E allora ci vuole una legislazione diversa che ci dia maggiore responsabilità. Ben vengano quelle che sono le pronunce coraggiose da parte di magistrati, ultimamente ce n'è stata una da parte del Tribunale di Napoli Nord, Francesco Greco ha detto che appunto quando si rinviene un contenuto che sia lesivo, ritenuto illecito da parte di un soggetto che appunto lo ritenga tale, questo contenuto deve essere rimosso da internet. Questo serve a garantire la privacy, questo serve a tutelare la dignità della persona. Noi di questo ci dobbiamo occupare. Oggi l'identità della persona è l'elemento fondamentale che dobbiamo tutelare e non dimentichiamo che l'identità non è soltanto quella che appare, ma quella che sta poi su internet, quindi l'identità digitale, che è difficile da modificare nel momento in cui viene in qualche misura macchiata.